È stato presentato venerdì 18 maggio presso la Sala Raimondi di Crotone, a un anno del gemellaggio tra i santuari della Madonna di Częstochowa e Capocolonna, il libro I nuovi diademi della Vergine di Częstochowa, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato in occasione del 300° anniversario della sua prima incoronazione, avvenuta con i diademi originari donati da Clemente XI e poi trafugati nel 1909. Un'opera tra le più importanti realizzate da Affidato, che i padri paolini del santuario di Jasdagora di Częstochowa hanno voluto affidare alle mani dell'orafo italiano. I nuovi diademi, prima della grande cerimonia dell'incoronazione avvenuta lo scorso mese di agosto nel corso di una solenne celebrazione seguita in diretta TV da milioni di fedeli, vennero benedetti direttamente in Vaticano dal Santo Padre Papa Francesco. Il libro, stampato dalla Tipografia Vaticana e realizzato con la collaborazione di Lucia Bellassai, che ne ha curato i testi, racconta il viaggio che ha portato il maestro Affidato alla realizzazione dei diademi, non un semplice lavoro, ma una sorta di missione professionale vissuta non solo sotto un profilo artistico, ma anche spirituale. Da io quello che ho fatto in questi anni l'ho fatto veramente col cuore e mi fa veramente piacere che la scelta sia caduta sulla mia persona. Questo è un libro che racconta una storia vera, fatta da tante testimonianze, vissuta da tante persone e devo dire, ecco, una storia fatta ad un popolo molto cattolico, una storia di una Madonna che veramente mi ha fatto vivere una fede molto intensa, quella stessa fede che io provavo nella mia Madonna di Capocolonna, per cui ecco, ho voluto raccontare tutto il percorso che abbiamo realizzato e ero anche consapevole che realizzando questo lavoro ecco, scrivevo una pagina importante di storia per la nazione polacca, quindi ho voluto scrivere quelle che sono state le mie emozioni. Conosco Affidato da quando eravamo ragazzini. Affidato è sempre stato un ragazzo molto gentile, ecco, molto aperto nelle sue relazioni con l'esterno. Non era difficile essere amici di Michele, però poi strada facendo sono venuti fuori degli aspetti, come dicevo poc'anzi, inediti anche per chi come me lo conosceva da tempo. Sicuramente un imprenditore tenace, molto lucido, molto capace di usare con estrema ragionevolezza le risorse di cui dispone e la capacità ecco, di tessere delle relazioni fruttuose, sono certa che lo porterà a poter realizzare opere anche oltre la Polonia. Alla presentazione, moderata dalla giornalista Giusy Regalino, hanno partecipato altri prelati, giornalisti, rappresentanti della Chiesa e del santuario di Jasdagora. Abbiamo fatto un incontro stupendo questa sera, proprio attorno alla Madonna, alle sue due immagini, quella di Crotone, di Capocolonna e della Madonna Nera. Noi ci siamo sentiti, almeno io, questa mia impressione che mi sono sentito come un bambino tra le braccia della mamma, proprio perché ci sentiva questo grande amore per la nostra Madre Celeste. Allora per questo che sono proprio contento, felice di questo incontro. Michele, ho visto, ha messo il cuore. Anche quando ho parlato con lui, ho visto, voleva veramente dare un impatto speciale alla fede, della cultura e anche dell'arte, perché ogni diadema, secondo me, rappresenta ciascuno dei crotonesi, non solo la sua ditta laboratorio dell'orfo, ma anche tutto il popolo crotonese, così una grande ricchezza, anche io direi uno scambio culturale. E anche un arricchimento culturale e anche arte tra Italia, che è bella sempre dell'arte, e anche Częstochowa, Polonia, che anche adesso con questo gemellaggio direi arricchisce non solo nella fede mediana, ma anche nell'arte e nella cultura.